Nella storica sala d'Enghien del castello Carlo V di Lecce, sabato 7 settembre 2013, si è concluso il percorso multisensoriale Sensory Art Exhibition Think and Create Colors, Pensa e Crea Colori, durante il quale il contesto urbano e naturale di Lecce e della provincia ha assunto le connotazioni di una vera piattaforma espositiva. Ad aprire la serata, un passo di Vasilij Kandinsky interpretato magicamente da Elisabetta Opasic. Ogni opera nasce nell'inconscio, si forma nell'anima un movimento di nubi, si creano tensioni che si innalzano come grosse onde, cagionano inquietudine, ricadono, suscitano attese, tornano a innalzarsi, per poi ricadere di nuovo e con un possente pulsare interiore contro le pareti che rinserrano l'anima, simile al travaglio di un parto. Successivamente, l'ideatrice del progetto Think and Create Colors, Anna Maria Quarta, di Idearte, ha aperto la convention presentando i partner attivi della manifestazione. L'Officina delle Parole, con Pompea Vergaro ed Elisabetta Opasic, integra Onlus, con il suo vicepresidente Pasquale De Santis. Anna Maria Quarta ha conversato sul tema principale della serata, la città del futuro, sottolineando come l'arte contemporanea si ponga sia come processo di innovazione dei mezzi espressivi e teoria dei colori, che come potenziale scientifico, emozionale e cognitivo, partendo da Kandinsky per giungere ad Ercole Pignatelli. La stessa ha evidenziato come fulcro dell'incontro il concetto Think Global, Act Local, crescere localmente per diffondersi globalmente, l'estetica e l'arte come strumenti ideali per ricreare l'ambiente idoneo a generare il cosiddetto benessere sociale, attraverso l'architettura, il design urbano e l'innovazione. Per un breve saluto hanno poi preso la parola Filomena Dantini Solero, assessore provinciale alle politiche sociali e alle pari opportunità, e Luigi Mazzei, che ha presentato il laboratorio e il premio Tecne di Calimera, di cui è direttore. Il folto pubblico, tra artisti appassionati di arte e turisti, è stato catturato dalla performance di Francesca Fini, dedicata al rapporto tra il colore e il suono. Il critico d'arte Carmelo Cipriani ha conversato con gli artisti presenti al castello con le loro installazioni multisensoriali. Piero Mottola, designer del suono, che ha condotto l'indagine cromatico-sonora realizzata per l'undicesima Biennale dell'Avana e un ambiente acustico automatico per autocorrelatore nell'ambito della 54esima Biennale di Venezia. Lorenzo Petrantoni, artista e graphic designer, il quale vanta il suo contributo artistico con diversi colossi imprenditoriali come Swatch, Coca-Cola, Los Angeles Times, Vogue e Nike. E Raffaele Guastamacchio, considerato il fondatore del realismo cromostrutturale. Wanda Valente, pittrice e fondatrice del premio Emilio Notte, ha presentato i tre finalisti del contest Vetrine Creative sul tema La felicità ritrovata. Si evidenzia una ricerca accurata con effetti di trasparenze determinati da un originale utilizzo della tecnica digitale, accuratamente contaminata da inserti cromatici di pittura. Il secondo premio, Fabio Zamit, Prove di colore, titolo. Terzo, Andrea Maroccia, senza titolo. Sono stati segnalati anche Antonello Carriero, Eugenio Palma e Oro Dede Oro. A seguire, il critico d'arte Pompea Vergaro, che ha curato la rassegna delle vetrine con Idearte, ha poi invitato sul palco Alberto Moscara e Safri, artisti apprezzati a livello internazionale, e il giovane emergente Salvatore Rosato, che hanno realizzato negli spazi del castello delle installazioni riguardanti la felicità ritrovata.
La convention è stata condotta pregevolmente dal giornalista Christian Petrelli, il quale, a conclusione, ha invitato il pubblico a percorrere la mostra lungo le sale del castello in una passeggiata emozionale multisensoriale, con i suoni e i colori di Piero Mottola. La costruzione in centinaia di foglietti di carta in bianco e nero per narrare la storia e il tempo, a cura di Lorenzo Pedrantoni, conclusasi con i colori luminescenti di Raffaele Guastamacchio.